Andrea, tutto bene? Ho un po' di fame, ho fatto colazione prima, sono le 10, ho fame. Ma ci può stare, però diciamo che ti posso dare qualche fiore del mio coniglio. Mangi i fiori? Mangia i fiori, siamo dovuti andare a comprarli perché li abbiamo esauriti a casa. Ascolta, c'è un pacco qualche giorno fa, per chi ci sta seguendo, ha visto la recensione di una scarpa Decathlon, c'era invece una seconda scarpa Decathlon all'interno del pacco. Ti consiglio di prenderla e di dirmi cosa ne pensi di questa scarpa. Era già aperto il pacco. Il pacco l'ha aperto il dottor esimio pro depodista Soffientini. Oddio, guarda. In questo caso sarai tu a lanciarmi la scarpa e lì sei più bravo, eh. Oh, sai che anche qua c'è scritto 42,5, 9,5, è tutto giusto tranne l'americana. Però vabbè, dai, alla fine non puoi, cioè su quello non puoi sbagliare, bisogna vedere sul sito se sono messi giusti questi numeri qua. Vai. Niente, è stato il sacchetto però. Guarda sul sacchetto se c'è scritto l'US giusto. Anzi no, ce l'ho io il sacchetto. No, niente, anche sul sacchetto ho sbagliato l'US. Glielo faremo presente, wow. Ma di solito i nostri video sono guardati in tutta Italia, quindi da molti Decathlon li guardano. Quindi faremo presente ai nostri amici Decathlon che hanno sbagliato la misura americana sul 42,5. Sto andando ad aprirla, scarpa interessante. È stata presentata a Parigi in occasione della maratona di Parigi e sappiamo che il nostro amico Filippo ha partecipato a questo evento e ne ha parlato abbastanza bene di questa scarpa. Sto guardando una schiuma morbida che non eravamo abituati a vedere in casa Decathlon. Vorrei metterla già subito al piede. A livello di numero e di calzata come vesto? Guarda, adesso te lo dico subito, stavo controllando un attimino. Allora, tolto intanto la soletta, quindi ti dico anche che si può usare tranquillamente il plantarino su queste scarpe che sono neutre. Vado per la prova. Sì, sono molto curioso. Il problema è che queste qua adesso non le posso usare perché devo arrivare ai 200 km con le altre. Vabbè Andrea, ma tanto purtroppo abbiamo troppi video, stiamo facendo troppi video, siamo molto produttivi e quindi non so poi quando escono questi video. Allora, direi stesso numero assolutamente. Adesso mi alzerò e farò finta che sia un giorno uguale a tutti gli altri però. Allora, ho fatto un mezzo giro per confermarti lo stesso numero e adesso io ti vedo lì che stai slacciando le tue, metto sull'altra, faccio un mezzo giro vestito così come sono e poi dai, diciamo due robe di primo acchitto. Dai, va bene, facciamo due minuti di pausa, brainstorming come al solito, poi vi raccontiamo due cose di questa scarpa. Dai, a dopo, ciao! Anche perché già una l'ho sentita. Andrea, stiamo parlando delle KS 900, cosa ne pensi di questa scarpa e soprattutto, prima considerazione, stesso numero o mezzo numero in più? Se dicessi stesso numero con una calza fine, ti dico la tua maglia abbastanza, come si dice, costringente, abbastanza strettina, quindi con una calza di quelle un po' più fini, secondo me hai un feedback in generale migliore. Con una calza spugnosa e una tomaia così grossina, non saprei come spiegarti, quelle un po' più, quelle che noi diciamo confortevoli, un po' più carrozzate, secondo me la vai a perdere un pochino. Quindi consiglierei stesso numero ma con una calza leggera. Io invece sono un po' dubbioso, Andrea, preferisco le tue, le mie, che sono comunque eccezionali, mi sembrano leggermente strette, però sono d'accordo con te che comunque dipende un po' dalla preferenza. E invece cosa ne pensi in generale di questa tomaia? Allora, secondo me le trovi un po' strette perché qua in avampiede scende un pochino, tra virgolette, troppo e quindi ti dà quell'idea di essere un pochino più stretta. Beh, se guardi la tomaia, a parte che dietro è molto, guarda, beh, a parte il tallone che c'è il conchiglione, secondo me ci ha lavorato bene sopra. Hanno reso la zona del tallone molto molto morbida, c'è molto molta protezione, molta, il cuscino diciamo. In generale è una tomaia
strong, forte. Guarda quella zona degli anelli, è praticamente indistruttibile. Hanno preso dei pregi, cioè mi ricorda molto una Glycerin qua, per dirti, la parte del tallone. Beh, la parte dell'avampiede non saprei dirti a che assomiglia, però anche la, guarda la linguetta, l'hanno fatta molto morbida e cuscinettosa. Il tallone stranamente, almeno a livello visivo, sembra più basso rispetto invece ad altre scarpe. Sì, sembra più basso, ma alla fine qua c'è questa specie di gabbietta sempre fatta a cuscino, quindi non scappa via il piede. Guarda qua quanto ha continuato ancora la scarpa, cioè la schiuma, c'è ancora quasi un centimetro di schiuma in più dopo il tallone. Anche quello conferisce comunque stabilità. Invece Andrea, beh, la domanda fondamentale di questa scarpa, ne parlavamo in uno short, l'abbiamo chiamata, Filippo l'ha chiamata morbidosa, cosa ne pensi di questa intersuola M-Foam? Guarda, l'intersuola mi piace molto, mezza corsetta, più camminata che altro, l'ho sentita morbida, mi è piaciuta. C'era il punto di domanda sulla reattività, diciamo che per ora la morbidezza molto buona. Guarda in avampiede comunque, non c'è molta schiuma, quindi secondo me un avampiedista come noi sfrutterà abbastanza la velocità, mentre un tallonatore sfrutterà molto questa ammortizzazione. Sì, secondo me è un design geniale, poi è chiaro che credo che alla fine bisogna provarla per almeno 200 km prima di dire se ne vale la pena. Invece Andrea, a livello di battistrada, come l'hai vista e che sensazioni ti ha dato correndo in giardino? Guarda il battistrada, parte nera che è quella un po' più duretta, ma al contrario delle 800, questa qua è un po' più morbida, quindi per cui anche sul bagnato secondo me avrà molto più grip. Su asfalto secondo me avrà un ottimo grip e guarda anche su pista bianca secondo me farà la sua figura. Guarda che c'è anche qua dalla parte bianca, ormai tutti stanno andando in questa direzione, quindi la schiuma dell'intersuola va a finire anche un po' a fare il battistrada. Vediamo quanto dura e niente, diciamo che le zone comunque di contatto hanno tutta questa gomma, quella vulcanizzata, come si dice, che dovrebbe durare un po' di più, e poi ti ripeto, al contrario di tante altre è molto morbida, quindi adesso così sembra plasticosa ma si sente che è morbida. Invece ti chiedo, la utilizzeresti più in estate, più in inverno, visto che la linguetta è particolarmente paffuta? Diciamo che secondo te è una scarpa da portarsi in vacanza ed è all around? Allora, non è una scarpa all around, secondo me bisogna provarla però per avere la certezza. E sì, in effetti stavamo parlando che è relativamente poco traspirante ed è nera, quindi bisogna capire col caldo e il sole se ti fa cuocere il piede oppure no. Però io la vedo particolarmente bene per quei lunghi lenti in cui stai con la scarpa e da solo per 2-3 ore e invece devi correre tanto e magari stai iniziando già la stagione autunnale della preparazione della maratona. Secondo me da settembre in avanti diventa super, sicuramente adesso per fare le corse da 12-14 km van benissimissimo. Il lungo maratona forse adesso ad agosto non lo farei con queste, non lo farei in generale lungo l'agosto. Secondo me ci stanno assolutamente come preparazione di maratona, secondo me vanno benissimo. In attesa della recensione completa, visto che comunque questa scarpa è già disponibile, metto i link qua sotto per eventuali acquisti, ti chiedo, perché non so quando faremo la recensione completa, a chi è adatta e a chi la suggeriresti? Beh, è una scarpa da lento un po' per tutti, sia per chi pesa sotto i 75 kg, ma grazie a tutta questa schiuma morbida, direi anche per atleti sopra i 75 kg, quindi credo che anche l'idea di Decathlon sia sempre quella, quindi di fare una scarpa che vada bene un po' per tutti. Di solito dici va bene per tutti, non va bene per nessuno, in questo caso essendo una scarpa da lento potrebbe andare davvero bene per tutti. Tra l'altro poi una scarpa, come direbbero gli italiani, affordable. Non lo direbbero gli italiani. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Stay strong, iscriviti al canale e poi soprattutto portate questo video a x mila visualizzazioni in modo tale che poi faremo la recensione completa e anche altre recensioni di Decathlon. Stai facendo lo stalkerissimo su YouTube, ho visto l'altra volta uno che ti ha commentato e visto che non era iscritto al canale.
se riesci a vederlo. Andrea, sto imitando Mr. Beast. Sì, perché visto che anche lui vede la gente che non si iscrive al canale. Best practice, grazie ancora, ciao, alla prossima. No, questa la devo dire. Intanto grazie ancora per il caffè, ma vi prego di non scriverci delle scarpe in privato. Questo ve lo dobbiamo ricordare a spot, perché davvero, cioè, diventa allucinante. L'ultima volta mi hanno chiesto, secondo te qual è le scarpe migliori per fare le gare col carbonio? Abbiamo fatto la classifica, vi rimando alla classifica, e sai qual è stata la seconda domanda? No, ma lo voglio sentire da te qual è la migliore. Delle robe allucinanti, ma non è che siano cattivi, è che 30 richieste al giorno su Instagram, 10 per su Facebook, cioè diventa davvero... Quante ne scrivono su YouTube? Diventa allucinante. Poi davvero rispondiamo volentieri a delle domande che non abbiamo a cui non abbiamo risposto su YouTube. Per il resto, davvero, anche se guardate i video, ci aiutate anche a crescere di più, perché più view, più soldini per tutti, per le scarpe. Tra l'altro sta davvero crescendo, abbiamo superato i 2,5 milioni di visualizzazioni, quindi sicuramente grazie davvero. Ma no, infatti credo che dopo le classifiche le facciamo fondamentalmente apposta per quello, per darvi una panoramica su tutte le scarpe, praticamente un riassunto di tutte le scarpe che abbiamo già testato. Se dovete farvi un'idea su che scarpa comprare, secondo me classifica e poi video della scarpa per approfondire. Va bene, grazie, ciao. Ciao, alla prossima.